vedrai che ti divertirai tantissimo al seminario. Mi raccomando, scrivimi e non mangiare troppi churros. Perché? Sono ingrassato? Ma no, che sei un figurino, magari trovi pure la ragazza. Maya, sto andando a Granada, non a Lourdes. Dai! Superiori alla media e ha raggiunto il target con 2 mesi di anticipo rispetto alla deadline. Eccomi qua, ragazzi, sono il mantecazza Gerardo, l'uomo che riesce a vendere di tutto, e ho venduto ghiaccioli in Antartide, auricolari a sordomuti, panini con porchetta a Tel Aviv e in pieno Shabbat. Gerardo, ma davvero sei stato a Tel Aviv? Tel Aviv? No, mai. Però sono stato un sacco di volte a Bibbona, Zucchero. Visto delle foto te la vi uguale, uguale, uguale a Bibbona. E modestamente, tesoro, Bibbona l'ho inventata io. Non è incredibile, sono veramente avanti. Sembra pazzesco. Ma questo cosa serve? Lui chi è? Scusa, cos'è, Ivana? Quello è uno smartwatch che ti permette di monitorare lo stato dei tuoi payroll run. No, intendo dentro la mano. Una bottiglia di plastica? Avevo sete? Ma sei pazzo? Era caldo e dovevo combattere la disidratazione. Con una bottiglia di plastica? Ma per tutti i client server cosa dovevo fare? Usare un idrante? Floppy, ok payroll, ma anche gli oceani vanno monitorati. Con tutti questi rifiuti stiamo creando delle isole di plastica. Tu pensa che in Thailandia hanno trovato una balena con all'interno 40 kg di plastica. Okay. E anche i gamberetti che vivono a 11 km sotto il livello del mare sono inquinati. Ok, ok, ho capito. Va bene, tu concentrati sul tuo lavoro che io ho un meeting. Va bene, concentriamoci. I payroll olandesi sono ok e anche Workday. Passiamo ai payroll analytics. Anomalia? Cosa strana? Un'anomalia? Ma io a Granada li ho testati e ritestati e funzionavano. Com'è possibile? Sì? Pronto, Carlo? Cosa? Dov'è Gerardo? Non lo so. Ciao, eh. Allora, payroll analytics. Sì, pronto, Giovanna. Sì, dov'è Gerardo? No, non lo so, non ne ho idea. Senti, ti saluto che devo lavorare, ciao. Allora, payroll analytics. Non lo so dov'è Gerardo. Sì, pronto, mamma. No, non volevo alzare la voce. No, non sto frequentando brutte compagnie. Sì, ma perché mi hai chiamato? Dov'è Gerardo? Anche tu? Ma perché lo cerchi? Che cosa ti ha venduto? Scusa, Floppy? Sì? Ti disturbo? No, senti, mamma, ti saluto, devo lavorare, ti richiamo dopo. No, guarda, è che è tutto il giorno che mi chiamano e mi chiedono cose senza senso, ma tu dimmi pure. Hai visto Gerardo? No, non lo so, ma perché lo state cercando tutti? Non hai proprio idea di dove possa essere? Sì, un'idea ce l'ho. Dimmelo, non so più dove cercarlo. Al bagno, a specchiarsi. Io proverei con quel del secondo piano, sono ideali per la luce, per i selfie sono perfetti. Vabbè, ho capito che non è giornata, vado a cercare Gerardo. Ah, Floppy,
La carta nell'apposito cestino.